Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come suonare questo riff in slap. Allora, partiamo subito con un Mi a vuoto, seguito da una nota morta, sempre sul Mi, e una nota di nuovo suonata. Ecco, il primo pezzettino, Mi. Mi, nota morta, Mi, morta. Strappata sulla corda di Sol, morta sempre, e poi cadiamo sul Re, tasto 5, corda di La. Questo è il ritmo. Andando avanti, ci appoggiamo sul Do diesis, preceduto sempre da Mi, morta, morta, Do diesis, quindi. Tipo l'introduzione, ma finiamo in Si. Questo qua viene la particolarità, cioè un bicordo strappato. Dopo esserci appoggiati sul Si, faccio una nota morta strappata, poi un bicordo che io faccio con pollice e indice. Su Do diesis strappando l'ottava, quindi Do diesis corda di La, tasto 4 e tasto 6. Ok? Arrivato su questo Do diesis, una nota morta sulla corda di Mi. E di Re o di Sol è uguale. È più comodo sul Re perché dopo dovrò prendere Sol basso e Sol acuto. Quindi tasto 3 corda di Mi e tasto 5 corda di Re. Anche qua fatto con lo strappato, con un po' di bending. Questo strappato bicordo era tipico dello stile bassistico di Louis Johnson. Infatti, ho visto, penso, una cosa simile nel suo bellissimo video didattico, bellissimo ed inarrivabile video didattico degli anni 80-90 che aveva fatto e che vi consiglio di andare a cercare su YouTube. Benissimo, grazie per aver visto anche questo riff. Vi ricordo che se volete c'è la trascrizione in versione cartacea del mio libro Slap, in cui è contenuto questo esercizio, oppure in formato ebook sulla versione Advanced Slap Bass Groove. Grazie a tutti e vi invito a mettere un mi piace, un commento e aiutarmi a far crescere questo canale. Grazie e ciao a tutti, buona musica, Carlo.